Analizzeremo in questa sessione i primi risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per le regioni di Marche, Abruzzo e Puglia, che rientrano nel campo di intervento dell'omonimo ufficio territoriale dell'Istat, che in queste regioni ha curato la conduzione sul campo della rilevazione. Partiremo con l'intervento di Antonella Rotondo, che ha avuto la responsabilità e continua ad avere la responsabilità della conduzione del censimento nelle tre regioni, che mostrerà una serie di dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione residente per sesso, età e cittadinanza. Questo tipo di informazioni sono rilevanti per capire come sta cambiando l'assetto della popolazione negli anni, e in particolare in riferimento all'ultimo censimento condotto, quello del 2011, e in riferimento, e come riferimento delle tre regioni, come confronto delle tre regioni, ciascuna contro l'altra e contro i dati che riguardano l'intero territorio nazionale. Chiedo ad Antonella di fare il suo intervento, partendo con 3 minuti in anticipo, ma ci vuole un po' di tempo per caricare le slide, e buona prosecuzione. Sì, buongiorno a tutti. Come diceva il dottor Scarnera, sono Antonella Rotondo. Ho iniziato a seguire i censimenti della popolazione dal 1991, sempre in Puglia, e dal 2011 sono responsabile dell'Ufficio regionale di censimento per la sede della Puglia, dell'Ufficio territoriale per le Marche, l'Abruzzo e la Puglia. Nel corso di questo intervento vedremo un po' come la popolazione residente è cambiata nel corso degli anni, quindi partendo dal censimento del 1951 fino al censimento del 2019. Valuteremo anche la struttura per sesso della popolazione residente, quella per classi di età. Guarderemo alcuni degli indicatori strutturali più importanti e faremo anche dei cenni alla popolazione straniera residente, valutando anche per questa popolazione alcuni indicatori strutturali e vedere come impattano poi sulla popolazione straniera totale delle tre diverse regioni. Un brevissimo cenno alla cittadinanza della popolazione straniera. Cercherò di affrontare i temi contemporaneamente per le tre regioni, evidenziando anche le differenze strutturali di popolazioni che effettivamente partono in maniera completamente diversa, ma che nel corso degli anni vedono attenuarsi queste differenze. Allora, in questa prima tavola vediamo il dato di partenza del 1951 per le tre regioni e per l'Italia, come possibile, come è evidente, in tutti questi aggregati aumenta la popolazione totale, ma con un ritmo particolarmente elevato per la Puglia, che vede aumentare la popolazione dal 1951 al 2019 del 22,8%. Mentre la variazione più bassa si riscontra per la popolazione abruzzese, che aumenta soltanto dell'1,3%. Nelle Marche l'aumento è stato del 13,4%. Però questa variazione non è stata costante negli anni e questo è possibile evidenziarlo in base a questo grafico che appunto evidenzia le variazioni tra un censimento e l'altro. Quindi ad una crescita, diciamo, abbastanza evidente fino al 2011, dal 2018 al 2019 per le nostre tre regioni si riscontra una variazione negativa. Quindi la popolazione decresce.
a differenza di quanto accade a livello nazionale, che si registra un piccolo incremento di 400.000, circa 400.000 unità. All'aumentare della popolazione chiaramente aumenta anche la densità della popolazione sul territorio, quindi il rapporto fra abitanti e chilometro quadrato, con un marcato aumento per quanto riguarda la Puglia, che arriva circa a 202 abitanti per chilometro quadrato, a differenza invece di quanto accade per le altre due regioni, che anche penalizzate, diciamo, dal punto di vista morfologico del territorio, quindi avendo zone più montuose, hanno una densità di popolazione più ridotta. Come si distribuisce la popolazione all'interno delle regioni nelle diverse province? Allora, abbiamo che per le Marche e per la Puglia circa il 31% della popolazione risiede nel capoluogo di regione, mentre nell'Abruzzo la quota più rilevante è nella provincia di Pescara. In tutte le province delle Marche e della Puglia si è riscontrato un calo di popolazione, a differenza di quanto accade in Abruzzo, in cui la provincia di Pescara invece registrato un aumento della popolazione. La densità media per abitante nelle Marche è di 160,9 abitanti per chilometro quadrato, dove la densità maggiore si riscontra nella provincia di Ancona, nel comune di Ancona con 238,1 abitanti per chilometro quadrato, invece nella provincia di Macerata abbiamo 111 abitanti, circa 112 abitanti. Nell'Abruzzo la densità media è di 119,6 abitanti per chilometro quadrato, dove la provincia più popolosa e la densità maggiore si trova a Pescara, e l'Aquila invece presenta soltanto 58,4 abitanti per chilometro quadrato. A Bari raggiungiamo i 318 abitanti per chilometro quadrato, mentre nel comune di Foggia 86,6 abitanti per chilometro quadrato. La cosa importante è evidenziare come Macerata, L'Aquila e Foggia sono le tre province che hanno una estensione territoriale superiore alle altre, ma proprio per un discorso morfologico del territorio vedo una densità ridotta rispetto alle altre province. Che cosa accade a livello comunale? A livello comunale abbiamo che per tutte e tre le regioni un certo numero di comuni registra una crescita sistematica, quindi dal 1951 al 2019 la popolazione è sempre in aumento. Questi sono comuni che si distribuiscono prevalentemente sulla fascia costiera, mentre soprattutto per quanto riguarda le Marche, l'Abruzzo e i comuni del Subappennino Tauno, La popolazione invece registra una decrescita sistematica. In particolare, tra i comuni della zona interna che registrano invece comunque una crescita sistematica, abbiamo il comune di Altamura, che è un grande comune, quindi diciamo un po' anomalo rispetto a quello che si è verificato per tutti gli altri comuni, vede aumentare la popolazione. Il comune di Avezzano in provincia di L'Aquila e il comune, scusate, non di San no non, non avendo ben conoscenza dei comuni, vabbè, niente, non riesco a ritrovare quello che aumenta come popolazione all'interno della regione Marche. Questa è la piramide della popolazione per l'Italia. La piramide della popolazione è uno strumento molto, diciamo, immediato per vedere come la popolazione si distribuisce in una regione, in un territorio, in base alle classi di età e al sesso.
Abbiamo sulla sinistra i maschi, sulla destra le femmine, sull'asse delle ordinate abbiamo le classi quinquennali di età, invece sull'asse delle ascisse i valori in percentuali. Vediamo che la piramide dell'Italia ha una forma abbastanza, una base abbastanza snella, questo dovuto alla graduale diminuzione delle nascite che si è registrata nel corso degli anni. Anche per quanto riguarda le Marche e l'Abruzzo, si riscontra questa forma. Quindi diciamo una base, nelle prime classi di età, una riduzione della popolazione, tanto da non avere più la base di una piramide, ma una base molto ristretta. Quello che contraddistingue la Puglia è ancora invece una base un po' più tozza, quindi le classi di età più basse, appena appena più ampie, anche se comunque rispetto al 2011, che è il segno, diciamo, il contorno rosso del grafico, si riscontra una diminuzione negli ultimi anni della natalità e quindi della numerosità delle prime classi. Il rapporto di mascolinità ci indica quanti maschi ci sono ogni 100 femmine. Il rapporto parte con dei valori più bassi nel 2011, ma tende ad aumentare negli anni successivi ed è particolarmente elevato in Abruzzo, dove abbiamo 95,4 maschi ogni 100 femmine. È il valore più alto tra le tre regioni e supera anche quello a livello nazionale. Adesso abbiamo invece l'età media. L'età media della popolazione si eleva notevolmente, si eleva in tutte le regioni, ma in maniera particolare nella Puglia, che come dicevo, sta con un po' di ritardo, si sta riscontrando le stesse dinamiche di crescita della popolazione, o di decrescita, se vogliamo dire. Come età, e quindi passiamo da 41,9 anni come età media nel 2011 a 44,6 nel 2019, ed è l'incremento maggiore che si è verificato fra le tre regioni anche a livello nazionale. Quindi la differenza, il divario si sta accorciando notevolmente. Questo invece è l'indice di vecchiaia di cui già abbiamo sentito parlare nella sessione plenaria ed è il rapporto tra la popolazione con 65 anni e più sulla popolazione di età inferiore a 15 anni. Come è possibile notare, in relazione all'aumento dell'età media, delle dinamiche di aumento dell'età media nelle tre regioni e in Italia, corrisponde un aumento dell'indice di vecchiaia che vede aumentare addirittura da 130,1 persone anziane ogni 100 giovani a 175,6 la popolazione pugliese, mentre nelle regioni che diciamo avevano già presentavano un'età media più elevata rispetto alla media nazionale, quindi le Marche e l'Abruzzo, l'incremento dell'indice di vecchiaia è più contenuto. Quindi la popolazione pugliese sta nel corso di questi 7 anni, dal 2011 al 2018, ha avuto un incremento di popolazione anziana. Questo invece riguarda la presenza della popolazione straniera nelle tre regioni e in Italia. Come possibile vedere, nelle Marche il dato è appena più alto della media italiana. Abbiamo 8,5 stranieri ogni 100 residenti e in Abruzzo intorno al 7% e in Puglia al 3,4%. La differenza col quadratino rosso noi indichiamo la popolazione femminile e invece col rombo più grigio scuro la popolazione maschile. Nelle Marche e in Abruzzo prevale la componente femminile tra la popolazione straniera,
Mentre in Italia diciamo sono praticamente le quote sono, si equivalgono. In Puglia prevale invece la componente maschile. Questo dato, come vedremo nelle successive slide, è legato anche alla nazionalità dei cittadini stranieri, perché in base la foto di genere tra i cittadini è molto eterogenea e dipende in gran parte dalla cittadinanza. Nelle piramidi per età della popolazione straniera si nota subito questo squilibrio perché abbiamo appunto per le Marche e per l'Abruzzo una prevalenza di donne nelle classi di età a partire dai 40-49 anni in più, anche dai 30-39 anni in più. Mentre nelle Marche, nella Puglia, è molto più evidente la maggiore presenza di cittadini stranieri di sesso maschile, soprattutto nelle fasce di età 20-29 anni e 30-39 anni. La presenza straniera, come vi dicevo, influisce molto su quello che è poi la struttura totale della popolazione regionale. Infatti, se noi valutiamo adesso la differenza tra questi indicatori della popolazione distintamente per gli stranieri e per gli italiani, vediamo che per esempio, il rapporto di mascolinità risulta molto più basso rispetto al dato nazionale nelle Marche e negli Abruzzo, quindi ci sono prevalentemente donne straniere. Questo potrebbe essere un aspetto legato anche all'età maggiore della popolazione in queste due regioni, perché magari potrebbero essere, queste sono supposizioni che andrebbero poi verificate o altro. Ma diciamo sono le considerazioni immediate che ciascuno di noi può fare, perché magari sono persone che provenendo anche dall'Europa centro-orientale potrebbero essere dedicate all'assistenza di persone più anziane. In Puglia il rapporto di mascolinità addirittura è superiore, abbiamo più maschi che femmine tra gli stranieri. E questo, guardando poi la nazionalità, può essere dovuto al fatto che sono la maggior parte presenti africani che in massima parte raggiungono l'Italia e la Puglia per quanto riguarda come uomini e quindi aumentano il tasso di mascolinità. L'età media si differenzia a livello tra stranieri e italiani di circa 10 anni, anche più. Quindi abbiamo un'età media di 35,9 anni per gli stranieri nelle Marche contro i 47,4 degli italiani, solo dei cittadini italiani, in Abruzzo di 35,9 rispetto ai 46,7 degli italiani, e in Puglia ancora più basso, 34,4 contro i 45 anni degli italiani. La stessa differenza si riscontra anche a livello nazionale. L'indice di vecchiaia è quello che denota ulteriormente quanto la componente straniera tenda ad abbassare l'età della popolazione. Abbiamo un'età media di 40 anni, scusate, un indice di vecchiaia di 40 anni, di 40 anziani ogni 100 giovani contro 224 di soli italiani. In Abruzzo abbiamo 38 anziani su 213 invece che sarebbero gli anziani su 100 giovani, su 100 persone con 15 anni o meno, e invece nel rapporto, l'indice di vecchiaia è 213 anziani ogni 100 giovani per i soli italiani. Lo stesso per la Puglia, abbiamo 27,2 anziani ogni 100 giovani a fronte dei 182 anziani ogni 100 giovani per gli italiani.
Questa slide vediamo abbiamo ordinato le principali le cittadinanze con una maggiore presenza, le prime 10, e tra queste prime 10 abbiamo scelto le quattro comuni, cioè le tre regioni, come anche l'Italia, hanno fra le prime quattro cittadinanze Romania, Albania, Marocco e Cina. Come vediamo, la Romania più prese dai cittadini stranieri con cittadinanza rumena sono più presenti in Abruzzo, e mentre l'Albania in Puglia, il Marocco sempre in Abruzzo e invece la Cina nelle Marche. Il dato relativo ai cittadini rumeni, albanesi e marocchini è superiore nelle nostre regioni rispetto alla media nazionale, mentre a livello di Cina, la quota di cittadini cinesi è superiore alla media nazionale soltanto nelle Marche. La media nazionale è evidenziata dal pallino blu. Le altre cittadinanze presenti nelle tre regioni si differenziano un po' per continente di provenienza. Abbiamo nell'Abruzzo la maggior parte, oltre la metà dei cittadini in tutte e tre le regioni provengono da paesi europei, ma questa quota è particolarmente elevata, sfiora il 60% in Abruzzo. E tra questi cittadini europei abbiamo polacchi, ucraini e macedoni. Invece, in Puglia, oltre appunto alla quota di cittadini europei, prevalgono quelli africani che provengono dall'Africa e dall'Asia orientale. Invece, anche nelle Marche è forte la componente proveniente dall'Asia orientale. Come vi dicevo, la cittadinanza influisce molto sull'età, sul sesso, per cui abbiamo questa componente maschile proveniente dall'Africa che incide sulla popolazione pugliese, mentre la componente femminile proviene dalla Romania e dai paesi dell'Europa centro-orientale e anche dall'Asia centro-orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per gli ultimi momenti in cui mi sono un po' più emozionata e vi ringrazio. Sono a disposizione per eventuali domande. Aldo, il Sì, microfono. sì, sì, sì. Rieccoci, abbiamo cominciato a capire come, in qualche modo, come, o meglio, come, più che in qualche modo, come la popolazione poi sia una forte risorsa per il sistema sociale, sia perché cambia nel tempo, aumenta, diminuisce, invecchia, ringiovanisce, sia perché diventa, diciamo, si cambia al suo interno perché entrano altre popolazioni, diventa oggetto di emigrazione e quindi cambiano anche le risorse disponibili al suo interno. Sempre in termini di risorse, Gian Pietro Perri adesso presenterà informazioni sul titolo di studio della popolazione.
o meglio, sul come il sistema dell'istruzione è riuscito ad investire sulle persone, ovvero come le persone hanno utilizzato il titolo di studio in quella che in genere si chiama mobilità sociale, cioè quante persone si sono inserite in un percorso di crescita sociale. Parlerà anche di condizione professionale. In realtà non si tratta esattamente di condizione professionale, ma di partecipazione al mercato del lavoro, cioè quanto che in Italia soprattutto significa non quanto le persone ci vogliono andare sul mercato del lavoro, ma quanto il mercato del lavoro poi effettivamente offre alle persone per poter partecipare. Do la parola a Gian Pietro, così ci fa entrare più nel dettaglio di questa informazione. Sì, buongiorno a tutti. Condivido intanto lo schermo, se ce la faccio. Ok. Io presenterò qui appunto i primi dati relativi al titolo di studio e condizione professionale, che sono dei dati che a mio parere abbastanza interessanti, perché è vero che sia il titolo di studio che sulla condizione professionale noi abbiamo già delle fonti statistiche abbastanza aggiornate, perché le forze di lavoro ci forniscono già delle informazioni su queste caratteristiche. Però diciamo che il dato censuario ci consente di avere delle informazioni più ricche, perché più articolate rispetto a quelle che riusciamo a trarre con l'indagine delle forze di lavoro, che pur essendo una grande indagine, è un'indagine campionaria che ha una capacità assai meno forte rispetto al censimento, diciamo. E andiamo a vedere con questa prima slide che infatti abbiamo la possibilità di distinguere fra coloro che hanno titoli di studio bassi e medio-bassi, diverse categorie: analfabeti, alfabeti privi di titoli di studio e soggetti in possesso della scuola elementare. Questa tripartizione, nel caso delle forze di lavoro, non è possibile farla, così come non è possibile distinguere fra i diversi tipi di titolo terziario. Ecco, questo per dare un po' un quadro di quello che è il valore informativo che il censimento è in grado di darci. Chiaramente, qui adesso in questa figura io ho presentato i dati della popolazione con 9 anni e più per grado di istruzione, andando a distinguere con due tonalità di colore i titoli di studio bassi e medio-bassi con i titoli di studio medio-alti e alti, anche per dare graficamente questa immagine. Tenete conto, tuttavia, che il confronto fra i territori, cioè le ho messe tutte in una figura per economia, ecco, diciamo per economia di scala, perché in realtà il confronto fra territori andrebbe fatto considerando anche quelle che sono le differenze dovute alla diversa struttura demografica dei territori, ok? Quindi chiaramente laddove esiste un rapporto, diciamo, un legame fra il titolo di studio e l'età che sappiamo essere comunque significativo. Quindi ci sarà da un lato il fatto che laddove le coorti di persone più giovani sono consistenti, si avrà una minore quota di popolazione di 9 anni più che ha potuto conseguire un titolo di studio secondario o terziario, chiaramente. Chiaramente, ancora di più laddove ci sono maggiore quota di popolazione anziana, vi è una relazione inversa, sappiamo, tra il conseguimento di elevati titoli di studio e l'età anagrafica, quindi è probabile ci siano in generale sul territorio titoli di studio più bassi, diciamo.
Comunque, andando a osservare i dati, che questi dati chiaramente adesso ci ha detto stamattina, cioè sappiamo insomma che a breve usciranno i dati per classi di età e quindi potremo anche depurare questo effetto che per il momento invece ancora non è possibile depurare, diciamo. Però ecco, osservando i dati a livello territoriale, appare chiaro che nelle Marche e in Abruzzo oltre il 50%, vedete questa parte, oltre il 50% della popolazione di 9 anni e più residente ha un titolo di studio medio-alto-alto, cosa che non accade in Puglia, dove questa percentuale si attesta al 43,6%. Quello che invece è un dato abbastanza comune è la bassissima quota di soggetti in possesso del dottorato di ricerca in tutti i territori. Vedete questa porzioncina finale che quasi non si vede, in effetti in quasi tutti i territori è tra lo 0,3 e lo 0,4% della popolazione di 9 anni e più. E anche di interesse e anche piuttosto omogenea fra i diversi territori è la distinzione per sesso dei diversi livelli di istruzione. Qui per semplicità abbiamo distinto soltanto fino a secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e terziario, senza distinguere i vari titoli di studio, anche per dare maggiore leggibilità alla figura. Quello che emerge con chiarezza è che c'è una lieve prevalenza femminile sulla secondaria, sulla popolazione che ha conseguito fino alla secondaria di primo grado, e una prevalenza lieve, sempre maschile, sulla secondaria di secondo grado, ma c'è invece una forte prevalenza femminile fra coloro che hanno conseguito i titoli di studio più elevati, cioè titoli di studio terziari. E questo deriva certamente dal maggior livello di qualificazione che interessa la popolazione, le generazioni più giovani, diciamo, perché in effetti sappiamo che il sorpasso, diciamo, del numero di laureate rispetto ai laureati è avvenuto negli anni 90, con una distanza in termini di gap fra laureate e laureati che si è andata nel tempo crescendo. Oggi all'incirca il 58% di coloro che conseguono il titolo di studio terziario sono femmine, ok? Quindi vuol dire che i maschi sono il 42%, quindi è una distanza che piano piano si va accrescendo. E devo dire, su questo aspetto il dato dei diversi territori non si discosta in maniera molto significativa. Diciamo, sicuramente nelle Marche e in Abruzzo è un po' ancora più ampio rispetto alla Puglia e all'Italia, che hanno una distanza del tutto analoga, però ecco, comunque parliamo di una distanza significativa. Interessante anche andare a osservare quale sia stato il livello di variazione rispetto ai diversi gradi di istruzione, e vediamo che anche in questo caso diciamo, quello che è l'andamento dei diversi territori è abbastanza simile e analogo a quello che troviamo in Italia, cioè vi è un significativo accrescimento dei titoli di studio più elevati, dei titoli di studio terziari, e anche della secondaria e secondo grado, una sostanziale tenuta della licenza della popolazione in possesso di licenza di scuola media e una decisa diminuzione, scusate, non so che è successo, e una decisa diminuzione dei titoli di studio meno elevati, più bassi. Soprattutto si vanno pressoché a dimezzare la popolazione analfabeta. Ok? La ricchezza del dato censuario è che ci consente anche di scendere nel dettaglio territoriale,
effettivamente scendere nel dettaglio territoriale è una delle cose che altri tipi di indagini non ci consentono. Andando a osservare, ad esempio, io qui ho semplificato la figura iniziale, distinguendo sempre soltanto i tre gradi, quindi fino alla secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e terziaria, si può osservare come già distinguendo a livello provinciale, vi sono differenze significative tra le diverse province della medesima regione. Vediamo per esempio che nelle Marche la provincia di Macerata e la provincia di Fermo, nella provincia di Macerata, la popolazione che ha conseguito il diploma non raggiunge il 50%, come invece era nella media regionale. Vediamo che per esempio nella provincia di Barletta Andria Trani la popolazione in possesso del diploma non raggiunge in realtà neanche il 40%. Quindi vediamo che ci sono differenze significative fra i territori e questa ricchezza in termini di approfondimento territoriale emerge con ancora più chiarezza quando si scende a livello comunale. Qui abbiamo rappresentato con delle cartine, diciamo, costruite sulla base della distribuzione per quintili dei comuni di ciascuna regione, ed infatti vedete che i valori delle classi sono diversi fra una regione e l'altra, perché abbiamo visto ci sono diversi livelli di distribuzione dei gradi di istruzione fra le diverse regioni, però è interessante andare a osservare come ci siano grandi differenziazioni all'interno delle regioni. Io ho fatto anche qualche per vedere, anche per curiosità, insomma, sono andato a vedere, per esempio, in Italia ci sono 91 comuni che hanno oltre il 20% di popolazione di 9 anni e più con un grado di istruzione terziario, e di questi ce ne sono 5 nelle Marche, 5 in Abruzzo e 1 in Puglia, e vediamo che si tratta principalmente di comuni ove ci sono sedi universitarie, ok? Più a cui si aggiungono altri comuni ad essi limitrofi. Quindi, diciamo, sono cioè il dato del censimento ci consente di scendere nel dettaglio e di andare a analizzare situazioni che con altri tipi di informazioni non riusciamo ad ottenere. Passando dal grado di istruzione alla popolazione suddivisa per condizione professionale o non professionale, e qui vediamo, anche qui la figura è stata concepita distinguendo attraverso due diversi tipi di colore le forze di lavoro, che sono appunto indicate con le due tonalità di rosso, dalle non forze di lavoro, che sono con le quattro tonalità di grigio. Ecco, proprio sotto questo aspetto, cioè sulla diciamo in analisi delle non forze di lavoro, certamente l'indagine censuaria ci consente un maggiore approfondimento, in quanto vengono considerata l'intera popolazione e non solo la popolazione in età lavorativa. Ok, quindi che cosa possiamo evidenziare da questa immagine che ci fornisce il censimento? Che intanto rispetto a quella che è la partecipazione al mercato del lavoro, cioè quindi il tasso di attività, vogliamo chiamarlo, o vediamo che le Marche si posizionano comunque ad un livello superiore di quello medio nazionale. Le Marche sono al 54,4% di appartenenti alle forze di lavoro, cioè occupati più in cerca di occupazione, mentre l'Abruzzo si pone poco al di sotto della media nazionale. La media nazionale è al 52,5% e l'Abruzzo sta al 51,2%. La Puglia si pone decisamente al di sotto, con un 46,8% appartenenti alle forze di lavoro. È interessante anche
vedere come siano anche graficamente emerge questa cosa, differenti anche le quote di non forze di lavoro appartenenti ai pensionati. Vediamo che nelle Marche sono il 25%, cioè un quarto della popolazione di 15 anni e più è formata da pensionati. Abbiamo visto anche nella presentazione precedente come le Marche siano anche la regione più anziana fra le tre, nettamente, insomma. Ma forse il dato più interessante è quello che riguarda le casalinghe, possiamo chiamarlo così, anche se chiaramente qua ci sono maschi e femmine, però in realtà è formato in grandissima, larghissima parte da femmine, come si vanno a distribuire in maniera molto diversa fra i tre territori regionali che esaminiamo, perché in Abruzzo, diciamo, c'è una quota del 10,8%, analoga, esattamente identica, si vede anche graficamente, a quella media nazionale. Invece abbiamo nelle Marche una quota del 7,4% e in Puglia una quota del 15,8%, cioè più del doppio di quella presente nelle Marche. E questo ci fa riflettere e ci fa anche comprendere che è proprio sulla componente femminile che si gioca il discorso relativo alla, diciamo, diversa caratteristica, diverse andamento degli indicatori del mercato del lavoro. E questo si vede chiaramente andando ad osservare con questa slide le differenze di genere. Vedete che in questa slide sono rappresentati il tasso di attività, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione e con la barra grigia si rappresentano i dati relativi alla componente maschile. Con il pallino rosso vediamo i dati relativi alla componente femminile. Ecco, già prendiamo il tasso di attività e vediamo che le distanze fra il tasso di attività della regione Marche, quella che ha il, diciamo, il tasso di attività più alto, e la Puglia, che è quella che ha il tasso di attività più basso, sono comunque contenute, perché le Marche stanno al 62%, la Puglia è al 58,7%, quindi la distanza è meno di 3 punti percentuali e mezzo. Molto diversa è la situazione se si guarda la componente femminile. Qui vedete che la distanza è molto più grande. Le Marche sono al 47,3% del tasso di attività femminile, la Puglia al 35,8%, cioè sono 11 punti e mezzo percentuali di distanza. La stessa discorso vale per il tasso di occupazione. E un discorso anche analogo, sebbene completamente rovesciato, in quanto in questo caso è la componente femminile a ottenere valori più elevati, si riscontra per il tasso di disoccupazione. Quindi diciamo che sicuramente questi sono dati che erano noti già dalle forze di lavoro, però ecco, il dato del censimento ci consente di proiettare questi dati anche sul territorio ed è molto interessante. Adesso io qui ho fatto un esempio soltanto col tasso di attività, qui sempre la cartina, diciamo, è costruita con lo stesso sistema dei quintili e infatti vedete che i valori delle diverse regioni sono diversi, però quello che qui interessa è capire come ci siano questo livello di attività della popolazione sia distribuito in maniera non omogenea sul territorio, sia perché ci sono diversi livelli di diciamo anzianità della popolazione. Vediamo queste che poi di cui parlerà Chiara delle aree interne dove sappiamo esserci maggiori livelli di invecchiamento della popolazione. Questo succede anche in Abruzzo e anche in Puglia ci sono l'area del Gargano, l'area del appunto Appennino Dauno e l'area del Salento che hanno un livello di attività molto
più basso di quello che si riscontra nelle aree, diciamo, centrali della regione e soprattutto nelle zone limitrofe ai grandi centri urbani. Vedete anche qui nelle zone limitrofe al capoluogo di regione, al Pesaro, si hanno dei tassi di attività più elevati. Ecco, questo un po' per dire il patrimonio informativo che ci deriva dai dati del censimento, che chiaramente poi sono una miniera. Adesso si arricchiranno anche con i nuovi rilasci per classi di età, che ci consentiranno di fare anche ulteriori elaborazioni. Io ho concluso, grazie. Grazie Gian Pietro. Sarei curioso di sapere se, o di capire a questo punto, se in qualche modo le differenze di genere che si hanno nella partecipazione al lavoro continuano ad avere diciamo una relazione o continuano a mantenere un'organizzazione particolare del mercato del lavoro, e cioè quello che in qualche modo lo vede compensare i problemi di crescita che esistono sul territorio nazionale. Mi riferisco per esempio al fatto che non è un caso, o meglio, è una costante che continua a mantenersi presente, del fatto che in genere gli occupati sono maschi, o meglio, sono che il mercato del lavoro offre sostanzialmente lavoro a chi porta il pane a casa, cioè il bread keeping. Quindi, ed è un sistema che in qualche modo si è consolidato sin dal negli anni, ed è un qualcosa che riguarda un combinato disposto di disponibilità di forza lavoro ad entrare nel mercato e di disponibilità degli imprenditori ad acquisire forza lavoro maschile, che in genere è quella coniugata sostanzialmente. Questa è una cartina in cui si sovrapponevano, diciamo, la partecipazione generale al mercato del lavoro con la partecipazione maschile. Forse ci avrebbe fatto capire qualcosa in più rispetto a questo, a che cosa sta cambiando sui territori rispetto a questo tipo di funzionamento del mercato del lavoro. A fianco a queste situazioni, diciamo, di sfondo del funzionamento della popolazione, c'è anche un modo in cui funzionano i territori, o meglio, un modo in cui l'investimento sui territori, l'investimento in servizi sul territorio ha messo da parte o ha potenziato alcune zone interne e zone, cioè distinguendo il territorio in zone interne e in zone periferiche che hanno problemi abbastanza complessi e su cui si stanno orientando le politiche dell'Unione Europea, su cui lo stesso Stato italiano deve orientare le politiche di finanziamento dell'Unione Europea. Di questo ce ne parlerà Chiara Capograssi, diciamo, ha approfondito questo argomento partendo dai dati del censimento disponibili. A te, Chiara. Ecco, buongiorno, con la mia presentazione appunto illustrerò alcune peculiarità e caratteristiche della popolazione secondo la strategia nazionale delle aree interne che emergono dall'analisi dei dati del censimento. Parte prevalente del territorio italiano, circa il 60% a livello nazionale, è caratterizzato dalla presenza di piccoli comuni che sono lontani dai servizi essenziali, cioè dalla scuola, dalla sanità e dalla mobilità. La marginalizzazione di queste aree, come è stato sottolineato, ha una rilevanza nazionale e lo sviluppo dell'intero paese dipende anche dallo sviluppo di queste aree.
Per questo, da dicembre 2012 è stata avviata dall'allora ministro per la coesione la costruzione di una strategia nazionale per le aree interne. Questa strategia è una delle linee strategiche di intervento dei fondi strutturali europei e rappresenta un'azione diretta al sostegno della competitività territoriale e ha lo scopo nel medio periodo di contrastare il declino demografico delle aree interne, appunto le aree lontane dai servizi. A questo scopo, nell'ambito della strategia, il territorio nazionale è stato mappato, zonizzato, considerandolo come caratterizzato da una serie di centri di offerta di servizi attorno ai quali gravitano tutte le aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale. La mappatura del territorio ha previsto due fasi. Nella prima sono stati identificati i centri di offerta di servizi, cioè singoli comuni definiti poli o aggregati di comuni confinanti definiti poli intercomunali che sono capaci di offrire contemporaneamente sia tutta l'offerta scolastica secondaria, sia una stazione ferroviaria Platinum, Gold o Silver e sia un ospedale sede di DEA di primo livello, cioè che offra oltre al pronto soccorso svolga una serie di altre funzioni come la rianimazione, gli interventi chirurgici e così via. Una volta definiti i centri di offerta di servizi, tutti gli altri comuni sono stati classificati sulla base della distanza in tempo di percorrenza dal polo più prossimo. Sono state definite come aree perurbane, definite cintura, quelle distanti meno di 20 minuti dai poli, aree intermedie, quelle distanti tra i 20 e i 40 minuti, aree periferiche, quelle con distanze tra i 40 e i 75 minuti, e aree ultraperiferiche, quelle distanti oltre 75 minuti dai poli. In base a questa classificazione, nelle Marche sono state identificate 19 tra poli e poli intercomunali e 109 comuni cintura che nel loro complesso formano i centri che ho evidenziato, diciamo colorato nella cartina con le tonalità del rosso. Per quanto riguarda le aree interne, che invece nella cartina sono in grigio, nelle Marche ci sono 75 comuni intermedi, 25 periferici e nessun ultraperiferico. Vediamo che i comuni delle aree interne sono collocati prevalentemente nelle zone montuose. In Abruzzo abbiamo 10 tra poli e poli intercomunali e 65 comuni cintura, un numero più consistente di comuni nelle aree interne, 115 intermedi, 84 periferici e 31 ultraperiferici. Anche qui le aree interne sono collocate in massima parte nelle zone più montuose. Infine, in Puglia sono stati identificati 21 tra poli e poli intercomunali e 97 comuni cintura, per le aree interne 78 comuni intermedi, 56 periferici e 5 ultraperiferici. Una volta definite queste aree, la strategia ha identificato 72 aree progetto, cioè aree che sono state inserite in piani di intervento, che prevedono una serie di azioni volte da un lato a valorizzare i territori, dall'altro a superare i problemi di carenza dei servizi anche attraverso la loro fornitura in maniera associata da parte dei comuni. La strategia prevedeva varie fasi e in questo momento, diciamo alla fine dello scorso anno, è iniziata la fase attuativa. Quindi nei dati non possiamo vedere l'effetto degli interventi, possiamo vedere la situazione prima degli interventi. In particolare possiamo analizzare la distribuzione della popolazione all'anno 2019 in base alla classificazione della strategia delle aree interne e vediamo una distribuzione molto diversificata tra le tre regioni. In particolare nelle Marche l'86,6% della popolazione risiede in un centro, quindi in un polo o in un comune cintura, mentre il 13,4% nelle aree interne. In Abruzzo la quota di popolazione che risiede nei centri è più bassa, 64,3%, e più consistente la quota che risiede nelle aree interne, 35,7%. C'è da sottolineare che però sono anche molti di più i comuni delle aree interne in Abruzzo.
In Puglia la situazione è un po' intermedia, il 74,2% della popolazione nei centri e il 25,8% nelle aree interne. Come dicevo, i dati del censimento riflettono ancora le problematiche per le quali sono state programmati gli interventi della strategia nazionale, in particolare lo spopolamento progressivo delle aree interne. Questo è evidente soprattutto se guardiamo i dati dell'Abruzzo e delle Marche. Nelle Marche, se osserviamo la variazione media annua per 1.000 residenti tra il 2011 e il 2019, a fronte di una media regionale di meno 2,3 ogni 1.000, osserviamo un calo più limitato per le aree del centro, quindi per i poli e i comuni cintura, mentre una riduzione più consistente per i comuni delle aree interne, meno 7,9 per quelli intermedi e meno 10,8 per quelli delle aree periferiche. In Abruzzo osserviamo un'analoga situazione, anzi in realtà a fronte di una riduzione media di meno 1,3 ogni 1.000 residenti, osserviamo valori di crescita della popolazione nei comuni centri, quindi nei poli e nei comuni cintura, mentre riduzione nei comuni delle aree interne, meno 5,3 per i comuni intermedi, meno 5,9 per quelli periferici e meno 17 per quelli ultraperiferici. Per la Puglia invece si assiste a una situazione un po' diversa. La riduzione media regionale è di meno 3,1 per 1.000 in questi anni e questa riduzione è distribuita in modo più omogeneo fra vari tipi di comune. Soltanto nei poli si osserva un valore più basso della media regionale, una riduzione più tenue. Oltre che il problema dello spopolamento, le aree interne hanno il problema della maggiore livello di invecchiamento. E questo nei dati di censimento si evidenzia osservando tutti gli indicatori strutturali. Le aree interne sono caratterizzate per tutte e tre le regioni, sia da una media superiore, sia da un indice di vecchiaia molto superiore e anche indici di dipendenza anziani superiori. In particolare, facendo riferimento all'indice di vecchiaia, che in storia di dire l'hanno già detto, sono gli anziani sui giovani, osserviamo che il livello nazionale è 179,4. Nelle Marche vediamo che il livello è più elevato, ma soprattutto c'è una grandissima differenza tra il dato delle aree interne, 239,6, e quello dei centri, 198. Anche in Abruzzo la situazione è analoga, osserviamo 230,7 delle aree interne e 182,7 nei centri. In Puglia vediamo un indice di vecchiaia regionale più basso di quello delle altre due regioni, più in linea con il livello nazionale, e una differenza che seppure più tenue di quella delle altre regioni è comunque significativa, 184,3 nelle aree interne e 172,7 nei centri. Se osserviamo la popolazione straniera, che dal punto di vista della strategia nazionale delle aree interne può essere vista come una risorsa, la possibilità di ripopolare le aree interne attraverso la popolazione straniera, vediamo però che in questo momento la popolazione straniera non rappresenta una risorsa per le aree interne, anche se osserviamo situazioni molto diversificate fra le tre regioni. In particolare nelle Marche la variazione media annua della popolazione straniera tra il 2011 e il 2019 vede un incremento soltanto nei poli e nei poli intercomunali, quindi nei poli, mentre una riduzione per gli altri tipi di comune. E per questo motivo l'incidenza della popolazione straniera tra il 2011 e il 2019 aumenta nelle Marche solo nei poli. In Abruzzo invece si osserva una variazione media annua positiva per tutte le tipologie di comune, ma più consistente nei poli. E a fronte di questo anche l'incidenza della popolazione straniera tra il 2011 e il 2019 è aumentata in tutti i tipi di comune. Osserviamo però che per i comuni ultraperiferici il livello rimane molto più basso che per quello delle altre tipologie.
In Abruzzo si osserva una variazione media annua positiva e consistente per tutti i tipi di comune, abbastanza similare tra un tipo e l'altro, tra un'area e l'altra. E per questo l'incidenza della popolazione straniera aumenta in tutte le tipologie di comune. Osserviamo però che il livello è comunque più basso del livello delle altre regioni e anche di quello medio nazionale, che è di 8,4. Il maggiore livello di invecchiamento della popolazione nelle aree interne si riflette anche sui titoli di studio, sulla quota di popolazione con titoli di studio in scuola di secondaria di secondo grado e terziaria. Sappiamo infatti che questo indicatore è collegato con l'anzianità della popolazione. Solitamente è più bassa la quota di popolazione con titoli di studio elevato se la popolazione è anziana. E infatti nelle aree interne la percentuale di popolazione sopra i 9 anni con un titolo di studio di scuola di secondaria di secondo grado risulta più bassa per tutte e tre le regioni rispetto a quella dei centri. Ancora più marcato è lo spostamento che osserviamo per la percentuale di popolazione con un titolo di studio terziario. Infatti nelle Marche nei centri di 15,8%, mentre nelle aree interne 11,2%. In Abruzzo 17,3% nei centri, 12,8% nelle aree interne, in Puglia 15,2% nei centri, 10,8% nelle aree interne. Ugualmente collegato con il maggiore invecchiamento della popolazione è l'analisi che riguarda gli indicatori del mercato del lavoro. Anche in questo caso c'è una forte differenza tra gli indicatori delle aree interne e quelle dei centri. In tutte e tre le regioni osserviamo un tasso di attività maggiore nei centri, un tasso di occupazione maggiore nei centri e un tasso di disoccupazione maggiore nei centri. E questo ci testimonia, ci fa, conferma il fatto che nelle aree interne c'è una quota molto maggiore di popolazione che non fa parte della forza lavoro, quindi non è né tra gli occupati né tra i disoccupati, è la popolazione anziana appunto. Concludendo, i dati di censimento evidenziano in tutte e tre le regioni, più fortemente in Abruzzo e nelle Marche, le problematiche dovute allo spopolamento e all'invecchiamento della popolazione nelle aree interne, nelle aree lontane dai centri. Quelle problematiche per le quali sono state attivate le politiche, diciamo, della strategia nazionale delle aree interne. Le prossime pubblicazioni dei dati del censimento ci permetteranno di vedere l'effetto, ora che la strategia è passata alla fase attuativa, attraverso il monitoraggio degli indicatori strutturali e di quelli sociodemografici, potremo valutare se effettivamente questi interventi, queste azioni che i comuni e le regioni hanno intrapreso, possono migliorare la situazione delle aree interne. Ho concluso. Grazie. Aldo, non sentiamo. Dunque, quest'ultimo intervento sui dati censuari ci ha raccontato come, diciamo, quelli che sono gli svantaggi del cambiamento della popolazione poi finiscono per concentrarsi in territori che diventano aree interne, aree periferiche, da cui che rimangono esclusi dai servizi, in qualche modo lontano dai servizi. E qui diventa molto importante l'uso che di queste informazioni fanno gli enti locali e in particolare la regione. Si tratta di informazioni, quelle censuarie, che in qualche modo diciamo costruiscono uno scenario potente dell'informazione dello stato dell'arte sul territorio, di come il territorio sta cambiando o di come il territorio sta crescendo o non crescendo. Tuttavia, queste informazioni, seppure costruiscono la via maestra entro cui muoversi, possono non essere
sufficienti a programmare nel dettaglio gli interventi da effettuare e a guardarli con una lente di ingrandimento e a guardare su cosa intervenire con una lente di ingrandimento più potente, molto potente. Di questo ce ne parlerà Elisabetta Baldassarri, che fa parte e componente anche importante dell'Ufficio di Statistica della Regione Marche. A te, Elisabetta. Grazie, buongiorno a tutti. Provo a condividere le slide. Bene, sì, grazie a tutti i relatori che mi hanno preceduto. In realtà sì, il mio intervento è a nome dell'Ufficio di Statistica della Regione Marche, come diciamo referente della programmazione del coordinamento delle attività statistiche dell'Ufficio appunto di Statistica, ed è focalizzato essenzialmente sulle prospettive di utilizzo dei dati censuari e non solo, per le attività relative alla programmazione, al coordinamento, diciamo, e alla valutazione delle politiche regionali. È strutturato su quattro, diciamo, aspetti. Il primo relativo alle caratteristiche del fabbisogno informativo territoriali, a quali sono le fonti amministrative e all'identificazione delle informazioni associabili tra le diverse fonti, alla descrizione di quelle che possono essere le opportunità offerte dall'utilizzo dei gestori amministrativi a livello territoriale, in questo caso disponibili a livello regionale. Descriveremo un'attività di lavoro che è in progress in questo momento, e poi all'utilizzo dei dati relativi ai censamenti permanenti per attuare quella che è un'attività fondamentale degli uffici di statistica delle regioni, che è quella di restituzione delle informazioni e di supporto informativo agli enti territoriali che sono di riferimento regionale. Quali sono le nuove sfide? Le nuove sfide riguardano sicuramente, come già detto in precedenza, la necessità di aumentare quella che è la disaggregazione territoriale, la disaggregazione dell'informazione territoriale, perché cresce la consapevolezza che ovviamente i dati rappresentano una infrastruttura chiave per supportare le decisioni soprattutto regionali in qualità di ente di programmazione. E quindi necessario rispondere a quelli che sono appunto i fabbisogni informativi territoriali, offrire in qualche modo anche letture per geografie, per domini amministrativi diversi anche da quelli comunali, arricchire anche le informazioni e facilitare quella che è la comprensione attraverso l'integrazione dei dati che provengono da fonti diverse, anche per aumentare la fiducia dei cittadini in qualche modo e consentire agli stessi di verificare i diretti cambiamenti che derivano dalle politiche e dalla programmazione ad esempio degli enti dell'ente regione, aumentare sicuramente quella che è la rilevanza locale dell'informazione statistica e definire e implementare una serie di indicatori per le aree interne e per altri domini territoriali diversi da quelli a cui siamo abituati a pensare. Quali sono gli strumenti e i metodi per attuare in qualche modo la ricognizione delle fonti e soprattutto dei fabbisogni informativi territoriali? Dobbiamo partire dal fatto e dalla consapevolezza che è necessario in qualche modo superare il limite nella declinazione nazionale degli indicatori nazionali. Penso ad esempio alla necessità di monitoraggio degli indicatori della strategia regionale di sviluppo sostenibile, che hanno bisogno sicuramente di una granularità maggiore dell'informazione a livello territoriale, e partendo dalla ridotta disponibilità dei dati a livello comunale, ad esempio per valutare l'impatto delle politiche regionali, risulta sicuramente necessario e importante individuare in qualche modo metodi e strumenti che siano utili e soprattutto replicabili per produrre un'informazione statistica, un'informazione, quindi un contenuto informativo utile alla programmazione sociale e soprattutto ed economica territoriale.
quali sono gli strumenti a disposizione della regione? Sicuramente quelli legati alla possibilità di integrare sistemi gestori dell'informazione amministrativa in un'infrastruttura digitale capace di produrre informazioni statistiche e utilizzare uno strumento di programmazione regionale che è appunto il programma statistico regionale, in questo caso per la regione Marche lo strumento per il triennio 2021-2023, che si poggia sostanzialmente su linee guida relative e afferenti al programma statistico nazionale, ma recepisce in qualche modo anche alcune indicazioni che provengono dai territori e che sono appunto quelle relative al programma di mandato amministrativo e al DEF, la necessità di sostenere la programmazione generale e settoriale dell'ente, la necessità di supportare dal punto di vista statistico la nuova programmazione comunitaria 2021-2027, come già accennato, la necessità di supportare anche qui gli adempimenti e gli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile, una attuazione e una sinergia tra gli osservatori regionali tematici, in qualche modo ottimizzando non solo la qualità e l'efficacia delle informazioni, ma soprattutto evitando in qualche modo ridondanze e duplicazioni nell'informazione prodotta. E da ultimo, progettando e implementando modelli predittivi, ad esempio, di scenario socio-economico particolarmente utili in questo momento critico legato alla diffusione della pandemia. Abbiamo fatto in relazione a questo una richiesta alle strutture regionali di quelli che sono i fabbisogni statistici, stiamo e abbiamo raccolto in modo diciamo sistematico i fabbisogni e stiamo nella fase di valutare la fattibilità e quindi l'attuazione dei fabbisogni rilevati compatibilmente con le linee guida del programma statistico regionale. In sintesi, quali possono essere le esigenze informative delle regioni? Ovviamente faccio riferimento in questo caso alla regione Marche, sicuramente la necessità di attività di programmazione e monitoraggio delle politiche regionali in qualche modo legate alle fonti di finanziamento statali e sicuramente quelle comunitarie. La necessità di utilizzare un idoneo sistema di indicatori per gli strumenti di pianificazione regionale, faccio qualche esempio, piani ad esempio delle aree naturali protette, piuttosto che piani e regolamenti dei parchi e delle riserve naturali, eccetera. La rilevazione di individuazione di indicatori rilevanti anche ai fini della valorizzazione di quelle che possono essere le opportunità del territorio, penso ad esempio alle potenzialità turistiche, alle potenzialità produttive di una determinata area territoriale. L'individuazione di un cruscotto di indicatori di processo e di contributo che sono diversificati rispetto a quelli di contesto. Scusate, ma non va avanti. Ecco. Inoltre, la necessità di valutare e soprattutto monitorare le politiche attive del lavoro implementate e messe in campo dalle regioni, il monitoraggio degli interventi nelle aree di crisi complessa, le azioni collegate al controllo strategico, il monitoraggio anche degli interventi finalizzati alla resilienza delle aree sisma. Questo è un punto cruciale soprattutto per la regione Marche dal 2016 in avanti. Il monitoraggio ad esempio degli investimenti europei con particolare riferimento in prospettiva alla destinazione dei fondi del Next Generation EU, e alla necessità di individuare ambiti, come dire, territoriali in qualche modo omogenei sui quali monitorare un determinato fenomeno, perché non tutti gli obiettivi di una strategia sono in realtà prioritari per le diverse parti del territorio regionale e quindi gli indicatori potrebbero descrivere una determinata dinamica presente soltanto in un ambito territoriale.
Ho qui evidenziato, ma soltanto a titolo esemplificativo, uno stralcio di una tabella che è molto più grande di quella che vedete, che presenta uno schema sostanzialmente di indicatori di contributo per piani e programmi regionali. Vedete evidenziato nella sinistra la proposta di alcuni indicatori di contributo proposti appunto dalla struttura che si occupa della valutazione dei piani, e soprattutto in ambito ambientale, e in colonna uno stralcio, un elenco di alcuni piani e programmi regionali e quanto praticamente ciascun indicatore va in qualche modo ad incidere o a spiegare in quota parte ciascuno di questi piani. Questa struttura ha chiesto all'ufficio di statistica della nostra regione la necessità e la possibilità di costruire e di calcolare in qualche modo gli aggregati, ovviamente ad un livello di dettaglio inferiore a quello regionale, su cui poggiano gli indicatori di contributo che vedete alla vostra sinistra. Quali sono gli strumenti e come in qualche modo si può rispondere alle esigenze informative dei territori? Nel mese di giugno 2020 è stato sottoscritto un protocollo tra Istat, Conferenza delle Regioni, UPI e ANCI per in qualche modo sviluppare la qualità dell'informazione statistica a livello territoriale, coinvolgendo in prima persona i territori. E quindi l'attuazione diciamo di questo protocollo si sta svolgendo attraverso l'attivazione di tavoli tecnici interregionali, quindi a cui appartengono diverse regioni. La regione Marche insieme alla regione Abruzzo e Puglia appartiene appunto al tavolo tecnico coordinato dall'ufficio della dirigente, insomma dall'ufficio territoriale l'ufficio territoriale Istat per le Marche, l'Abruzzo e la Puglia. Quali sono gli strumenti? Ciascun tavolo tecnico, che in realtà è già stato, come dire, si è insediato, deve e ha il compito di individuare linee di progettazione e attività specifiche per ciascun tavolo, però garantendo in qualche modo che l'attività specifica svolta all'interno del tavolo stesso sia in qualche modo esportabile e scalabile per l'intero territorio nazionale. Per il tavolo tecnico a cui fanno riferimento le regioni Marche, Abruzzo e Puglia, l'attività su cui l'attività individuata è quella di verificare, quindi di fare un'analisi di fattibilità sull'utilizzo e l'integrazione di infrastrutture digitali già disponibili a livello regionale, cercando in qualche modo di integrare queste informazioni con altre basi dati amministrative ed eventualmente coinvolgendo anche stakeholders o portatori di interessi esterni alla pubblica amministrazione. Con l'obiettivo di fare che cosa? Con l'obiettivo di classificare, aggregare e enumerare quelli che sono le variabili, insomma i caratteri qualitativi e quantitativi di individui, famiglie, relativamente al reddito, alle imprese, alle produzioni e ad altri caratteri. Produrre informazioni statistiche aggiuntive attraverso un processo di validazione, diciamo, certificato. Associare e integrare i dati e le informazioni prodotti dall'Istat, dalla statistica ufficiale, con nuove informazioni disponibili tempestivamente, utilizzando in qualche modo a fini statistici gli archivi amministrativi a disposizione dell'ente e soprattutto integrando i sistemi gestori, quindi gli archivi amministrativi, attraverso in una nuova infrastruttura digitale capace di produrre informazione statistica. La banca dati, diciamo, l'architettura digitale amministrativa a cui il tavolo tecnico a cui facevo riferimento in precedenza fa appunto ha posto l'attenzione è la banca dati Sigmater, che mette a disposizione diciamo tutta una serie di informazioni, di servizi di accesso alle informazioni catastali del territorio regionale. Questo è un sistema creato, realizzato dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con alcune regioni. Vedete qui sostanzialmente l'interfaccia descrittiva della banca dati Sigmater all'interno del sito istituzionale della Regione Marche. Che cosa fa Sigmater? Sigmater consente
l'utilizzo delle informazioni di informazioni catastali ad un elevato dettaglio di dati censuari e cartografici, e soprattutto è una banca dati che viene mensilmente aggiornata da agenzie delle entrate e che si basa su contesti, su diciamo archivi amministrativi legati ai terreni fabbricati e su una cartografia catastale in un sistema di riferimento, insomma, cioè, quindi si tratta di dati georeferenziati. Inoltre i comuni, insomma quegli enti territoriali di riferimento subregionali, dispongono di tutta un'altra serie di informazioni che fanno riferimento ai dati metrici, alla planimetria e così via. Quali sono i servizi quindi che erogati da Sigmater? Sono praticamente, fanno riferimento alla consultazione e accesso diretto alle informazioni catastali. La disponibilità di queste informazioni, come già accennavo, è aggiornata mensilmente. Diciamo, possono essere utilizzati per supporto, insomma, alla bonifica di altre banche dati. E sono attivi anche dei servizi di scarico, chiamiamolo così, di informazioni censuali e soprattutto cartografiche. Che cosa invece attraverso il tavolo tecnico, che cosa si prefigge invece il tavolo tecnico che attua sostanzialmente il protocollo di cui parlavo poco fa, a partire da Sigmater? Si prefigge questo, si prefigge di riuscire a contare sostanzialmente, a enumerare quindi le persone fisiche e giuridiche per singola particella catastale e quindi a cascata per comune, perché a ciascun titolo di proprietà è associato ovviamente un codice fiscale, è attribuito un codice fiscale e quindi è attribuito anche il, diciamo, il territorio di competenza di quel codice fiscale. È necessario inoltre, e l'obiettivo è quello di verificare ed integrare i dati per codice fiscale, che sono già presenti, quindi aggiornati, ricordo, mensilmente, con altre fonti informative amministrative regionali. Noi siamo in questa fase, siamo nella fase della ricognizione e della possibilità di utilizzare questa banca dati per altre finalità, che sono appunto finalità informative e statistiche. Da ultimo, la creazione di un sistema informativo derivante da più fonti amministrative diverse attraverso però un codice univoco identificativo di dati individuali, che in questo caso è il codice fiscale. Concludendo, probabilmente ho preso anche meno del mio tempo a disposizione, facendo però un passaggio sulla funzione degli uffici di statistica regionali, in particolare con riferimento alle attività svolte dalla Regione Marche in relazione alla legge regionale 6 del 99, che disciplina sostanzialmente le attività del sistema statistico territoriale regionale. La funzione, una delle attività della Regione Marche, appunto, è quello di raccordare le attività statistiche regionali e di predisporre anche azioni e interventi in collaborazione con gli enti SISTAN, quindi con gli enti SISTARS, quindi con tutti gli enti territoriali di riferimento, attraverso una comunicazione informativa specifica su diversi aspetti. A titolo esemplificativo descrivo brevemente questa azione, questa attività che è stata svolta, che è stata fatta all'interno della nostra PF, che è consistita sostanzialmente nella individuazione e costruzione di una scheda integrativa di contesto che è strutturata sull'integrazione di diverse fonti informative derivanti dalla statistica ufficiale. Quindi si tratta di indicatori provenienti, calcolo di indicatori provenienti da diverse fonti informative organizzate su più livelli di disaggregazione territoriale subregionale, partendo ovviamente dal livello comunale. Con quale finalità? La finalità è quella di supportare sostanzialmente le attività degli enti territoriali di riferimento di livello subregionale, quindi comuni e altre aggregazioni amministrative sovracomunali, nella loro attività, diciamo, di programmazione. Penso ad esempio alla realizzazione dei DUP comunali, alle attività settoriali dei servizi sociali, alle attività produttive. Questa informativa è stata ovviamente inviata
inviata, l'informativa di questa scheda di contesto è stata inviata ovviamente a tutti i comuni della Regione Marche, quella che vedete cerchiata in rosso, ovviamente il link all'interno del nostro sito Statistica e all'interno del quale possiamo trovare, diciamo, la scheda territoriale di contesto, e quello che vedete cerchiato in blu invece sono i domini amministrativi e rispetto ai quali si possono, insomma, sono state aggregate le informazioni della scheda di contesto. Per i comuni è possibile tranquillamente cliccare sul comune, su un comune specifico, e scaricare e utilizzare la scheda di contesto che, ricordo, contiene appunto informazioni tra di loro diversificate. Questo è un esempio nell'estrapolazione di una scheda tipo comune di Porto San Giorgio, quindi vengono descritti e sono indicati alcuni dati, alcune informazioni relative alle caratteristiche del comune, ma cosa più come dire interessante e che fa riferimento alla restituzione dell'informazione, quindi al coinvolgimento dei cittadini rispetto a quanto dicevo in precedenza, è che questa scheda di contesto è stata sostanzialmente integrata con alcune informazioni provenienti dai dati del censimento permanente, quindi alcune informazioni che, come si è detto in precedenza, rispetto alle altre indagini campionarie della statistica ufficiale, quindi dell'Istat, come ad esempio quella delle forze di lavoro, di cui è che possiamo disporre soltanto a livello di disaggregazione al massimo provinciale, grazie all'utilizzo e quindi alla possibilità di fruire dei risultati del censimento permanente, noi possiamo, diciamo, restituire sul territorio un'informazione che è disaggregata a livello comunale, sia per quanto riguarda ad esempio la distribuzione per grado di istruzione della popolazione di quel comune, sia ad esempio per tutte le informazioni, per le informazioni relative alle caratteristiche della popolazione attiva di quel comune. Questo è sicuramente un valore aggiunto ed è uno dei compiti fondamentali che un ente territoriale come quello regionale ha nei confronti degli enti territoriali di riferimento. E il mio intervento è concluso, grazie per l'attenzione, sono ovviamente disponibile a recepire qualsiasi integrazione e a rispondere agli eventuali quesiti che vorrete fare. Grazie. Riprendo la parola, scusatemi, c'era un problema da risolvere. Ringraziando Elisabetta che ci ha fatto capire bene quali sono le problematiche che un ente locale, sovracomunale in questo caso, deve affrontare per diciamo, far fronte alle esigenze della popolazione. E niente, in attesa, anzi do una risposta, una delle ultime risposte rimaste aperte sulla popolazione legale, e la questione è molto semplice: la popolazione legale viene dichiarata dal Presidente della Repubblica da una norma legale, quella che avremo annualmente, quindi sarà data quando ci sarà questa norma che dichiarerà la popolazione legale. Per quanto riguarda la popolazione, sarà fornita annualmente dai dati del censimento permanente, ma non sarà certamente la popolazione legale che sarà definita in un'altra maniera. Spero che di essere stato soddisfacente nella risposta. Diciamo che l'istituto è fuori da questo tipo di ormai di questa, da questo tipo di problematica, o forse sarà investito in un altro modo, ma intanto attualmente le cose stanno messe in questa maniera.
Per cui, per fare un esempio, la popolazione legale attualmente è quella ancora definita dalla legge che l'ha dichiarata dopo il censimento del 2011. Detto questo, spero di aver soddisfatto la vostra curiosità. Abbiamo avuto un bel po' di partecipanti. Ringrazio tutti per la vostra partecipazione e arrivederci alla prossima eventualmente. Grazie a tutti, di nuovo. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci, grazie a tutti. Bella. Dimmi, Aldo. L'abbiamo svangata così, è un problema quella, eh? Senti, sicuramente non sarà più... Mi è piaciuta. Sicuramente non sarà più decennale. Ancora ci sono ancora collegati gli attendici in questo momento, sono ancora 28 collegati. Vabbè, come non detto. E Lucia. Sì, sì, sì. Va bene, allora ci sentiamo. È andata benino, credo. Che dite? Ma penso di sì. Dai, mi pare di sì. Era questo l'obiettivo, non è stato centrato l'obiettivo, penso di sì. Va bene, ok. Lasciamoci così senza rancore. Ok. Ciao. Ciao. Ciao.